La giornata del FAI e il Comune ha dato anche il patrocinio al convegno organizzato dall'ACRI. Sì, in effetti il convegno è dalla parte dei bambini contro ogni forma di violenza. Il tema, c'è un grande un parterre di qualificati professionisti, un professore universitario, psicologi, pedagogi, l'ispettore capo della polizia, della questura che proprio si occupa dei minori. Quindi, dottoressa Volpe. Sì. Perché la questione del connubio col FAI è proprio rendere viva la torre nel momento in cui può essere visitata, e anche perché in questo caso i bambini sono protagonisti. Abbiamo un nutrito numero di bambini che fanno gli apprendisti ciceroni, accompagnano le persone nella visita dei monumenti, fra i quali anche questo, ne ho presentati due proprio per dire che i bambini non sono solo oggetto del nostro piacere, nel senso di è bello avere un bambino eccetera eccetera, ma sono dei protagonisti anche se vanno trattati come esseri umani alla pari degli adulti, attribuendo loro capacità, responsabilità e protagonismo. Presidente, e allora dopo una sfilza di interventi molto interessanti, qual è il messaggio che lancia l'ANCRI? Ma il messaggio dell'ANCRI è quello della vicinanza alla società civile, perché vogliamo certamente essere presenti nel sollevare queste problematiche che sono di grande spessore, cioè il rispetto delle regole, la vicinanza alla società civile, il rispetto dei diritti dei minori, di tutti coloro i quali, hanno la necessità di una nostra presenza. È lo spirito che noi ci siamo dati. Nel costituire la nostra associazione, la nostra delegazione, abbiamo voluto imprimere questo percorso, perché non vogliamo fare attività di nicchia, come spesso succede nelle altre associazioni similari, ma vogliamo essere vicino alla gente, a fianco della gente, per portare avanti argomentazioni valide che possono servire come momenti di riflessione su tematiche, come dicevo prima, molto rilevanti, molto importanti, che meritano di essere attenzionate. Io sono convinto che se un po' tutti noi facciamo un minimo dalla nostra parte, abbiamo la possibilità di rendere migliore la società che attualmente attraverso un periodo di degrado che è tangibile. Professore, dal suo intervento ciò che si evince è la mancanza, l'elemento più importante è la mancanza di comunicazione o una comunicazione sbagliata tra genitori e figli. Ma intanto c'è questo, cioè siamo in un nuovo modello di genitorialità che ormai il rapporto genitori-figli è completamente cambiato. Nel corso del mio intervento ho fatto anche un esempio molto pratico: se oggi noi compriamo uno smartphone non siamo nelle condizioni di autodeterminarci, dobbiamo andare da un ragazzo per farci spiegare come funziona. Questo significa quindi che noi non abbiamo più la capacità di trasmettere delle nozioni ai nostri figli, ma molto spesso per esempio sulle tecnologie prendiamo le lezioni ai nostri figli, quindi significa perdita di autorità, perdita di autorevolezza. Dobbiamo pensare ad un mondo che sta cambiando, che ormai è diventato globale, è diventato multimediale, è diventato addirittura con tanti giornalismi che lo vivono, e quindi anche rispetto alla rappresentazione mediatica e alla narrazione che viene fatta dei bambini sulla rete o sui giornali, bisogna pensare seriamente a quello che c'è da rivedere. Molto spesso abbiamo visto che i bambini sono oggetto di marketing. Pensiamo al figlio di Fedez della Ferragni: già questo bambino ha incassato un sacco di soldi prima di nascere e appena è nato,